Esercizio 78, pagina 26. Equivalenze di aree da centimetri quadrati a decimetri quadrati. Se fossero lunghezze da centimetri a decimetri sarebbe un passaggio solo, ma siccome sono al quadrato diventano due passaggi. Quindi un centimetro quadrato è 10 alla meno 2, qui mi sono dimenticato di scrivere il 2, 10 alla meno 2 decimetri quadrati. Cioè un centimetro quadrato è un centesimo di decimetro quadrato. Quindi la virgola del numero va spostata a sinistra di due posti. E questo è il risultato. Da decimetro quadrato a metro quadrato sarebbe un passo che diventano due perché sono quadrati, quindi la virgola si sposta di altri due posti a sinistra perché il numero si riduce in quanto l'unità di misura diventa più grande. Qui accadeva la stessa cosa: quando l'unità di misura diventa più grande di 100 volte, allora il numero diventa più piccolo di 100 volte. Da decametri quadrati a metri quadrati. Qui è il contrario di prima, l'unità di misura diventa 100 volte più piccola perché un decametro è formato da 10 metri, un decametro quadrato da 100 metri quadrati. Infatti al posto di decametro quadrato ho scritto 100 metri quadrati, il numero l'ho ricopiato. Svolgendo la moltiplicazione viene 6,5, è come aver spostato la virgola di due posti a destra. Infatti se l'unità di misura diventa più piccola, da decametro quadrato a metro quadrato, il numero diventa più grande. Ora da metro quadrato a millimetro quadrato. Io ricopio il numero 6,5. Poi al posto di metro quadrato scrivo 1 milione di millimetri quadrati. Questo perché da metri a millimetri ci sono tre posti, tre passaggi, ma sono quadrati, diventano 6. Da chilometri quadrati a ettometri quadrati. Si moltiplica per 100 perché un chilometro quadrato sono 100 ettometri quadrati. Da ettometri quadrati a metri quadrati, anzi conviene da chilometri quadrati a metri quadrati, io ricopio il numero 6,82, poi al posto di un chilometro quadrato metto 1 milione di metri quadrati. Da centimetri quadrati a metri quadrati, ricopio il numero, poi un centimetro quadrato è 10 alla meno 4 metri quadrati, perché un centimetro sarebbe un centinaio di metro, ma al quadrato fa un decimillesimo. Scrivendo in formato scientifico corretto questo numero, la virgola va messa dopo il 3, allora l'esponente diventa 10 alla meno 2, perché se questo numero viene ridotto di 100 volte, da 345 a 3, allora per compensare la potenza del 10 va aumentata di 100 volte, da 10 alla meno 4 a 10 alla meno 2, poi da metro quadrato a decimetro quadrato. Ricopio questo numero, eccolo, poi da metro a decimetro c'è un posto, al quadrato sono due posti, al posto di metro quadrato metto 10 alla seconda, cioè 100 decimetri quadrati. 10 alla seconda e 10 alla meno 2 si semplificano e il risultato è 3,457 decimetri quadrati. Queste ultime equivalenze sono più difficili perché coinvolgono unità di misura molto piccole o molto grandi. Micrometri quadrati, nanometri quadrati. Micro vuol dire 10 alla meno 6, quindi un milionesimo. Nano vuol dire 10 alla meno 9, cioè un miliardesimo. Da micro a nano ci sono tre passaggi. Al quadrato sono 6 passaggi, ecco perché 10 alla 6. Il micrometro quadrato è più grande del nanometro quadrato, è 1 milione di volte più grande, ecco perché 10 alla 6 nanometri quadrati. Poi da micrometri quadrati a metri quadrati. Ricopio il numero 415, poi da micron a metri sono 6 posti, che però diventano 12 perché sono quadrati. Il metro quadrato è più grande del micrometro quadrato e quindi 10 alla meno 12. Ora da metri quadrati a terametri quadrati. Il numero 415 per 10 alla meno 12 lo ricopio. Poi ricordiamo che tera vuol dire 10 alla 12. Siccome sono quadrati diventa 10 alla meno 24. Meno 24 perché il metro quadrato è molto più piccolo del terametro quadrato. Quindi un metro quadrato corrisponde a 10 alla meno 24 terametri quadrati. Poi si fanno questi calcoli, 415 per 10 alla meno 36, infine si passa dai terametri quadrati ai chilometri quadrati, anzi è meglio passare dai metri quadrati ai chilometri quadrati, scrivendo al posto del metro quadrato 10 alla meno 6 chilometri quadrati. Il numero prima lo ricopio, poi faccio questo calcolo e il risultato è 415 per 10 alla meno 18 chilometri quadrati. L'ultima equivalenza, l'ultima serie, da chilometri quadrati a metri quadrati sarebbero tre passaggi, diventano 6 perché sono quadrati. Un chilometro quadrato è 1 milione di metri quadrati, 10 alla sesta. Da metri quadrati a nanometri quadrati. Nano vuol dire 10 alla meno 9, quindi un metro quadrato è fatto di tantissimi nanometri quadrati, 10 alla 18.
perché appunto sono quadrati, quindi i 9 passaggi diventano, raddoppiano, diventano 18. Dopodiché bisogna fare questo calcolo e diventa 6 per 10 alla 24esima. Da metri quadrati a micrometri quadrati ricopio 6 per 10 alla 6, da metri a micrometri sarebbero 6 posti, ma sono quadrati quindi diventano 12, 10 alla 12esima. Facendo i calcoli, 6 per 10 alla 18esima micrometri quadrati.